trovavamo un dono, insomma, è una situazione, insomma, abnorme che può far emergere, insomma, sì, i gravi disastri fatti da imprenditori del nord, imprenditori vicinoni, ma la camorra, ma anche, insomma, una disattenzione delle istituzioni. Noi non possiamo nascondere queste cose. Ogni battito è una scelta, ogni sguardo mantenuto, ogni nefandezza che hai scordato. La simbiosi tra competitività e legalità è l'essenza stessa della sopravvivenza, anzi della vita di un paese civile. Se, diciamo, non le imprese e le associazioni che le rappresentano non decideranno di tagliare questo tipo di rapporti con le organizzazioni criminali, non decideranno di farla finita, non ne verremo mai a capo. E tu no, non essere al sicuro e vedere sempre un po' più piccolo il futuro. Dove ci sono interessi economici, inesorabilmente troveremo la criminalità organizzata, e non solo quella economica ma anche quella di tipo mafioso. Il traffico organizzato di rifiuti costituisce per le organizzazioni criminali di tipo mafioso una opportunità per moltiplicare e per diversificare le proprie attività e i propri profitti. Ci sono state molte complicità, non poteva essere una parte sola a fare tutto quello che... Quindi mancanza di sorveglianza, complicità, e quindi, insomma, su questo mo sta indagando la magistratura. A noi adesso è il compito di darci da fare, ognuno per la propria parte. Ogni tanto non ci pensi, vuoi soltanto andare avanti e schivare tutti gli incidenti. I tempi, perché la gente non ne può più. Glielo chiedo, la domanda è mirata proprio perché la gente, allora, non ne può più di aspettare di parole. Non voglio sottrarmi, ma non ho poteri esecutivi né io né la mia commissione. Io voglio solo, come lei e la gente, sollecitare che i tempi siano relativamente brevi, insomma, secondo me. Brevissimo, almeno per fare il necessario. Quante cose spegne la prudenza. Per dare, insomma, una luce in fondo al tunnel, che ci sarà una via d'uscita, insomma, rispetto a questa situazione.